Allora, buongiorno, buonasera, a seconda di quando poi avete modo di vedere questo video. Comunque dicevo, buongiorno, buonasera da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre e come al solito è il quasi che mi frega, e in compagnia dell'ingegner Kovaschi. Perché c'è l'ingegner Kovaschi? Perché si parla di un bellissimo progetto di antenna. Il nome è l'antenna definitiva, cioè con quella, beh, lì si fa tutto. Allora, dalla prima antenna che ho costruito, tutti costruiscono, la prima antenna che uno costruisce qual è? Il dipolo, per le HF, perché le HF perdonano tutto. E sono sempre stato focalizzato nel realizzare un'antenna che avesse un'impedenza caratteristica, cioè mi sono sempre piaciute le antenne che avessero un'impedenza caratteristica di 50 ohm, tanto la radio la passiamo, perché i russi, che avesse un'impedenza caratteristica di 50 ohm, che fosse un'antenna risonante e che quindi non necessitasse di un accordatore, perché in uso barato portatile devo portarmi addietro anche l'accordatore e qualcosa in più. E che fosse un'antenna possibilmente con un discreto guadagno, rapida, leggera, rapida nel montaggio, leggera da trasportare. E quindi è l'antenna definitiva. Ora, io non entrerò tanto nel dettaglio sulle modalità costruttive di questa antenna. Primo, per non fare un torto all'ingegner Kovaschi, che è l'idea sua. Secondo, perché ci ho battuto la testa per quasi 10 anni. Quindi io presento il progetto, poi chi è interessato mi scrive in privato e gli spiego, con una modestissima cifra. Io non ho un canale YouTube che cerca iscritti, però qui ragazzi c'è 10 anni di intelletto, non si possono buttare via. Ma torniamo agli aspetti tecnici. Allora, è un'antenna con impedenza caratteristica 50 ohm, è un'antenna risonante, è un'antenna direzionale, direzionale a sentimento, o meglio, è un'antenna direzionale a sentimento verso il segnale più debole. È un'antenna a polarizzazione orizzontale oppure verticale oppure circolare per attività satellitare. L'antenna è risonante dalla banda dei 160 metri ai 70 centimetri. Probabilmente, almeno da quanto ho fatto, calcolato per via teorica, può essere anche risonante anche nella banda dei gigahertz. Non ho la strumentazione atta, a verificare questo e non ho neanche gli apparati radio, a meno che non usi una BTS che, utilizzo solitamente per lavoro, ma non mi sembra il caso. Quindi, fatta questa rapida premessa, direi di visionare il nano VNA e vedere cosa mi dice. Allora, ok, accendiamo il nano VNA sperando che si veda qualcosa. Se ti accendi, maledetto, perfetto. Allora, io non so quanto si legge. Comunque la banda è da, vediamo precisamente, da 1500 kHz, cioè 1,5 MHz. Per giungere fino ai 500 MHz, che è quello che io reputo il campo di utilizzo più idoneo per il nano VNA. Allora, se rimetti a fuoco, per favore, bestia. Vabbè. Ok, accontentiamoci. Comunque abbiamo due rette, SWR1 e impedenza 49,99. Per la qualità dello strumento direi che siamo in ottime condizioni, ma possiamo fare altro. Possiamo fare altro, possiamo avere anche l'analisi dell'antenna sul diagramma di Smith e ragazzi è un'antenna puntiforme. Allora, come ho detto in precedenza, seguendo il consiglio di Italia Whisky 4 Delta Zulu Kilo, divulga poche informazioni, vedi se riesci a fare una raccolta fondi per uno sviluppo ulteriore dell'antenna e resta in attesa del brevetto, ma non divulgare niente. Io seguo il consiglio di una persona più anziana di me, con più esperienza di me. E, però
direi giusto far visionare l'antenna. E quindi passiamo alla visione dell'antenna. Allora, sempre per far vedere che non c'è trucco e non c'è inganno, perché poi magari qualcuno dice ma questa è una truffa, è una bufala. Allora, riprendo sempre il nano VNA e passo all'antenna in una ripresa continua. Ecco, qui ho la meravigliosa antenna con le prestazioni che andavo ad elencare. Ora, l'antenna deve essere sottoposta anche ancora a numerosi test. Se me la mettesse a fuoco, per cortesia, ecco, se forse me la metta a fuoco, deve essere sottoposta ancora a numerosi test, però si evince immediatamente che l'antenna è molto compatta e molto leggera e ha tutte le caratteristiche che prima andavo ad elencare. Quindi 73 da Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra vinco quasi sempre e in compagnia dell'ingegner Kowalski, scusatemi che lo vado a recuperare, mi sembra giusto metterlo a confronto della sua opera, perché sostanzialmente lui è l'ideatore principale, io sono solo il braccio. E dicevo 73 e buon lunedì di Pasqua, che casualmente cade il primo aprile.